Colosseo è il monumento più importante del mondo. Siamo venuti qui per constatare come i cittadini italiani e stranieri usufruiscono di questo servizio. Vogliamo capire bene come la cooperativa che ha preso in concessione il servizio di biglietteria e i servizi accessori gestisce questa situazione. L'esterno del Colosseo sembra un cantiere, ci sono vari cartelli con diciture sulla fine dei lavori con i termini di consegna non rispettati. Quello davanti all'ingresso, la parte più importante, indica un fine lavori gennaio 2013, invece è ancora un cantiere aperto. Quelli di là sono gruppi, questi sono quelli che hanno già il biglietto o che comunque prendono l'audio guida. L'audio guida paga 5 euro in più e va direttamente, entra direttamente. Però, allora, 12 euro il biglietto più 5 euro l'audio guida. No, salta la fila. Salta la fila con la fila. È ridotto, passando di qua sì, almeno mezz'ora, 40 minuti di fila. Lungo la fila si vede chiaramente un addetto della Coop Culture che spiega ai turisti che con una maggiorazione di 5 euro a biglietto d'ingresso si salta la fila e si usufruisce della visita guidata. In alternativa ci sono le audioguide per 5,50 euro e si salta la fila ugualmente. L'audioguida L'audioguida solo in italiano? In italiano, in inglese, francese, spagnolo. A chi con un'audioguida vale 5,50 master l'entrata cada uno. Okay. Ultima cassa a destra, pagando solo in contanti. È rapido. Solo contanti? Sì. E quanto è veloce la fila per l'audioguida o per la visita guidata? In pratica sembrerebbe che la cooperativa si metta in concorrenza con le agenzie di viaggi che vendono tour in lingue straniere invece di rispettare la concessione che hanno, che limita l'attività alla didattica museale.